perde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Gabbia verde di rabbia, perché in mano non abbiamo solo sabbia. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Cari amici di Verde di Rabbia, buongiorno. La settimana scorsa vi ho illustrato una serie di problemi che gravano sul bel quartiere di Sant'Anna, concentrandoci in particolar modo sull'assenza, piuttosto inverosimile aggiungere, di servizi. Ebbene, non avete ancora visto nulla. Mi trovo in un altro quartiere di recente creazione del capoluogo pugliese, sorto tra Modugno e Carbonara, nelle vicinanze dello stadio San Nicola, il quartiere denominato Bari Domani. Sorto circa 10 anni fa, questo moderno complesso residenziale, con delle belle case e neanche collegato malissimo con il resto della città, non si è però evoluto nel corso del tempo come ci si aspettasse, trasformandosi a poco in un dormitorio a tutti gli effetti per coloro che vi abitano, al punto tale che ci sono alcuni residenti che pensano persino di trasferirsi altrove, di cambiare casa, ammesso che non l'abbiano già fatto. Qui a Bari Domani non c'è assolutamente nessun tipo di servizio. Le uniche attività al di fuori del focolare domestico, insomma, delle tradizionali abitazioni, sono una scuola di circo per bambini, proprio nata nel cuore del quartiere, e un centro polifunzionale per la prima infanzia. Questi problemi però certamente non sono da attribuire al comune, bensì ci sono una serie di lungaggini sui lavori che tutt'al più sono imputabili all'impresa privata che si occupa dell'edificazione del suolo. Basti considerare quest'area che, in accordo con l'amministrazione comunale, è già stata assegnata a parco giochi per bambini, ma è ancora recintata e quindi non è accessibile per eventuali lavori. Per di più, nonostante sia prevista da tantissimo tempo, non è mai stata realizzata un'area commerciale in grado di migliorare la qualità della vita dei residenti di questo neonato quartiere. Quello che i residenti di Bari Domani hanno invece chiesto al comune, addirittura attraverso la realizzazione di un comitato che si chiama Bari Domani Attiva, che ha anche inaugurato un tavolo di discussione con l'amministrazione comunale, è la realizzazione di un impianto di illuminazione sulla strada che conduce proprio a Bari Domani, che è effettivamente completamente buia e anche di difficile percorribilità, soprattutto la notte quando piove. In più, un'altra richiesta da parte dei residenti che si trovano in questa oasi, sì, molto bella, ma pur sempre lontana dal cuore degli interessi del capoluogo pugliese, è il miglioramento della viabilità attraverso la realizzazione di una macro rotatoria sulla strada Modugno Carbonara, che tra l'altro non è neanche più una strada provinciale, bensì, pur non presentandone le tradizionali caratteristiche, è una strada comunale. Questa macro rotatoria logicamente faciliterebbe l'accesso e l'uscita dal quartiere Bari Domani, anche abbastanza pericoloso proprio in virtù della suddetta mancanza di illuminazione. I desiderata dei residenti del quartiere Bari Domani sono stati comunque ascoltati, infatti il comune ha garantito la realizzazione sia dell'illuminazione che dell'area giochi, quest'ultima in seguito all'acquisizione del territorio attraverso accordi quadro, e anche della macro rotatoria di cui abbiamo parlato poc'anzi, prevista nell'imminente lavoro di manutenzione stradale. Molti residenti infine si lamentano dei continui scarichi illeciti e persino di incendi di rifiuti nei pressi del quartiere, sperando infatti nell'installazione di fototrappole. Sono episodi che naturalmente noi di Verde di Rabbia conosciamo perfettamente, laddove una zona è più isolata o perché no dimenticata, pullulano e brulicano circostanze di questo genere che non fanno altro che aumentare disagio e degrado. Bene, cari amici di Verde di Rabbia, io ho concluso, quindi non ci resta che salutarci e darci l'appuntamento al prossimo servizio e alla prossima segnalazione. Un abbraccio dal vostro Andrea Stano.
Un luogo isolato è il posto perfetto per poter lasciare i propri rifiuti e per molta gente questo sembra un gioco senza fine. Noi di Verde di Rabbia siamo venuti in una zona periferica di Bari che molto spesso è vittima dell'inciviltà dei suoi cittadini. Scopriamola insieme. Amici di Verde di Rabbia, sapete che quello che più ci rende arrabbiati è proprio l'indifferenza nei confronti della nostra città. Siamo in una zona periferica di Bari, precisamente a sud-ovest del centro, ed è la zona di Santa Caterina, che da circa 15 anni è diventato un polo commerciale. Infatti qui sono sorti una serie di negozi, di ipermercati e anche una zona artigianale con molti capannoni industriali. Tutto questo accanto ad una lama che passa proprio per la città di Bari, a delle antiche masserie che ormai sono abbandonate, anche a dei campi coltivati. Ma purtroppo a rendere molto brutta e anche vergognosa questa situazione, quello che c'è qui, è purtroppo, come sempre, l'abbandono di rifiuti da parte di molti cittadini. Questo fenomeno viene anche chiamato migrazione dei rifiuti perché molto spesso tutte queste immondizie di rifiuti che ci sono qui provengono anche da cittadini che vengono da altri comuni e che purtroppo liberamente decidono di abbandonarli qui, in questi campi. Show me something ugly and show me something pretty. Damn this place makes a boy out of me. Siamo su strada Santa Caterina che porta verso la zona commerciale e la zona artigianale e purtroppo abbiamo trovato una discarica abusiva a cielo aperto. Dietro infatti queste colonne che probabilmente rappresentano l'ingresso di una ex, di un'antica masseria che ora ovviamente non c'è più, abbiamo trovato moltissimi rifiuti anche ingombranti, un divano, ovviamente anche pezzi di mobili e immondizia di ogni genere. Tra l'altro questa strada è anche molto stretta, quindi è difficile fermarsi per abbandonare qualsiasi cosa, però questo non sembra essere un deterrente per moltissimi cittadini che invece continuano ancora a scaricare per strada i loro rifiuti. E proseguendo su strada Santa Caterina abbiamo anche trovato un cartello dove c'è proprio scritto il divieto di scarico rifiuti, ma purtroppo non viene rispettato da tutti. Siamo su una traversa di strada Santa Caterina, precisamente su strada Massimi Lo Sacco, e anche qui abbiamo trovato una discarica abusiva. Ci rendiamo conto ancora una volta come molti cittadini vadano anche alla ricerca di zone isolate, di zone nascoste dove poter gettare i loro rifiuti. Qui abbiamo trovato addirittura dei pezzi di una finestra, degli infissi e poi dei residui di mobili, dei vetri, ovviamente anche dei pezzi di legno. Come al solito tutto questo alla luce del sole, sempre in strade isolate, in zone periferiche. Ma questa zona, anche se periferica, rappresenta un punto suggestivo della nostra città, con una natura rigogliosa e selvaggia. È proprio da qui infatti che passa il canale Picone, che rappresenta uno degli ex 9 fiumi antichi della città di Bari. Ma purtroppo questo spettacolo, come abbiamo detto, è rovinato dai rifiuti. Dai rifiuti dei cittadini, che come sempre non rispettano purtroppo il loro ambiente, il loro territorio. Noi di Verde di Rabbia cercheremo di ritornare qui e di controllare se la situazione purtroppo è diventata anche peggiorata oppure migliorata. Ciao, alla prossima! Cari amici, benvenuti a Verde di Rabbia! Oggi sveleremo un mistero, il mistero del buco nero! Sì, perché ci sono degli oggetti che ci traggono in inganno. Ad esempio, questo è vetro o non è vetro? Ve lo dico io, certo che vetro! In questo buco nero ci vanno le bottiglie di vetro e i barattoli! Ma attenzione, perché ci sono degli oggetti che possono trarvi in inganno! Questo ad esempio è vetro o non è vetro? Sicuramente è profumato! L'ha sentito l'odore? L'ha sentito l'odore? Ah, è semplice, è semplicissimo. Qui dentro bottiglie e barattoli. Non mi fate trarre in inganno da questi oggetti particolari. Ad esempio le finestre, mica vanno qui, non vanno qui dentro le finestre. Ma che vedo qui?
Ma siete impazziti? Ma che sono queste scarpe? Che pensavate che erano di cristallo? La scarpetta di Ceneventola. E poi, anche se pensavate che erano di cristallo, il cristallo mica va nella campana del vetro. Non va il cristallo qui dentro. I bicchieri di cristallo non ci vanno. Quello del vino non va qui dentro. Oh, che pazzia, che follia! Sbagliare è molto facile, ma non sbagliare lo è ancora di più. Sì, trarre le somme è semplicissimo. A proposito di somme, che cos'è questo? Uno scontrino. Carta, sì, carta, ma è carta termica. Quindi è carta particolare, non è carta riciclabile. Non può andare nel bidone della carta. No, questo va nell'indifferenziata. Sì, cari amici, non vi fate trarre in inganno da quelli degli oggetti che si chiamano carta, tipo carta fotografica. Carta fotografica è chimica. C'è la chimica sopra, la chimica! Non va qui dentro, la chimica! Va sempre nell'indifferenziato! La carta forno non va qui dentro! Non vi fate ingannare! Ci sono degli oggetti molto difficili da riconoscere! Oh, ma voi andate sul sicuro, buttate la carta quella semplice, la carta stampata, quella che usate la stampante, i giornali, i cartoni! I cartoni, vedi, come questo cartone! No, non è un cartone questo, che cos'è questo? Un compensato, ma che avete? Qualcuno ha compensato bene di appoggiarlo al bidone della carta. Oh, ma qualcuno scompensato sarà scompensato, compensato. E qui c'è il cartongesso! E il cartongesso! Qualcuno che ha vissuto la tua casa ha pensato bene che il cartongesso va vicino al cartone! Non è un cartone! Cartone più gesso, questo è un rifiuto particolare! Particolare, dovete andare nel centro di raccolta o dovete chiamare l'AMIO per dire dove butto questa cosa. Oh, qui nelle isole ecologiche vanno le cose semplici: la plastica, l'alluminio, come nel bidone giallo, vedete, giallo come il sole, giallo come a me. Nel bidone giallo dovete gettare la plastica e l'alluminio e i metalli. No, i metalli, ma non è che siccome c'è scritto metalli buttate dentro la grata di ferro. No, signore. I metalli e inteso lattine, quelle cose di alluminio, solo quelle cose riciclabili. E nel dubbio guardate sempre sull'oggetto che ci sarà sicuramente scritto da che cosa è composto. Ad esempio, non vi fate trarre in inganno dal CD. Il CD non va nel bidone della plastica. No. E neanche le cartucce delle stampanti. Perché queste sono composte da inchiostro e hanno tanto materiale dentro. Hanno anche il chip. Voi vi fate trarre sempre d'inganno! C'è qualcuno che butta i fiori finti nell'organico! No, nell'organico vanno solo i materiali organici, come quest'erba! Basta che non me la fumate! Allora, nel dubbio, vedi il materasso! Aiuto! Il materasso, se non sapete dove va buttato, non è che lo buttate davanti all'isola ecologica! Ma che strazio! Io c'ho la soluzione a tutto! E si chiama Junker, sì, un'applicazione che voi scaricate. E su questa applicazione scrivete il nome Materasso e Junker vi dà la risposta. Un attimo che stai elaborando. Buonanotte. Come buonanotte? Ah no, scusate, ho spinto su Google. Che è sbadato. Vabbè, voi non sbagliate. Io posso sbagliare, sono scienziato, posso sbagliare. Ma voi non sbagliate. Scaricate Junker, l'applicazione, come ultima spiaggia, andate lì, scrivete il nome dell'oggetto che non sapete dove buttare e lo buttate nel posto giusto. Nel dubbio, chiamate l'AMIU se sono cose grosse come il materasso. Buonanotte.